Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura, le ricerche dei quattro dispersi sul Monte Velino sono riprese di buon mattino. Attorno alle 7 le operazioni da parte dei soccorritori in Valle Maielama sul massiccio appunto del Velino. Le operazioni di ricerca delle quattro persone di Avezzano disperse da domenica scorsa dopo il loro mancato rientro a casa e l'impossibilità di raggiungerli telefonicamente, i familiari avevano lanciato l'allarme. Le loro auto sono state ritrovate vicino al rifugio casale da Monte, da dove sono partiti per una passeggiata sulla neve. Coinvolti nelle ricerche ci sono un centinaio di soccorritori arrivati da tutta l'Italia, all'opera anche unità cinofile con 9 cani addestrati alla ricerca delle persone sotto le valanghe. Le attività odierne sono iniziate con il trasporto dei soccorritori in quota a bordo degli elicotteri. Vedete proprio le immagini girate dall'elicottero dei Vigili del Fuoco nella zona, nel massiccio del Velino. Sono state impiegate anche delle cariche esplosive speciali. Possiamo vedere anche queste immagini. Eccole qui, l'esplosione della carica per bonificare le creste e far scendere la neve pericolosa accumulata dalla valanga per consentire in sicurezza ai soccorritori di raggiungere il luogo dove si pensa possano essere le quattro persone. Nei giorni scorsi era stato agganciato un segnale telefonico che aveva fatto identificare più o meno la zona dove effettuare le ricerche. Adesso noi andiamo ad ascoltare il colonnello Gianmarco Laurencig, che è il comandante del 9° Reggimento Alpini, intervistato dalla collega di Infomedia News, Alessia Centi Pizzutilli. Attività di soccorso sono in svolgimento, come potete vedere. Sono in campo sul terreno tutte le migliori capacità sia dell'Abruzzo che anche a livello nazionale, di tutti gli ambiti, quindi c'è l'esercito, carabinieri, vigili del fuoco, anche un assetto dell'aeronautica stamattina, guardia di finanza 118, tutte le migliori capacità unite qui in maniera coordinata e sinergica. Stamattina è stato possibile l'intervento sul terreno grazie sia alle condimeteo favorevoli che alla posta in sicurezza dell'area attraverso il brillamento di alcune cariche esplosive che hanno permesso a delle cornici a vento presenti sull'area di essere eliminate e quindi il personale appunto è potuto salire in sicurezza attraverso la terza dimensione, attraverso gli elicotteri. L'esercito è presente qua con una squadra di soccorso alpino militare, con un supporto logistico e con vari mezzi che potrebbero essere impiegati. Ad esempio c'è anche un mezzo cingolato che se sarà necessario farlo intervenire potrà sicuramente dare il contributo anche su terreni innevati. Altra notizia di cronaca nera arriva da Caprara di Spoltore, dove un uomo di 66 anni che era a caccia nelle campagne, probabilmente scivolato in una scarpata e nella caduta il suo fucile ha esploso un colpo che lo ha ferito in maniera mortale. È accaduto il tutto questa mattina. L'uomo è un 66enne, come detto, di cappelle sul Tavo. Immediatamente sono partiti i soccorsi del 118, ma per il cacciatore non c'è stato nulla da fare. Sul luogo anche i carabinieri della stazione di Spoltore che hanno cercato di ricostruire quanto accaduto. Ed ora invece una operazione antievasione della Guardia di Finanza di Pescara, che ha scoperto una maxi evasione per l'appunto nel commercio del tartufo. Tre società sono finite nei guai. Vediamo. 2 milioni e 800 mila euro non dichiarati con un'IVA dovuta e non versata per circa 600 mila euro. Sono le cifre dell'evasione scoperta dalla Guardia di Finanza di Pescara, nel cui mirino sono finite tre società a responsabilità limitata di Montesilvano e Spoltore, operanti nel commercio del tartufo soprattutto verso il centro e il nord Italia. Nell'ambito delle verifiche fiscali sono emerse anche violazioni penali tributarie per due delle tre società per infedele dichiarazione e quindi sono scattate le denunce
denunce per i rispettivi rappresentanti legali. I finanzieri hanno trovato sul conto dei tre soggetti economici numerose anomalie e, procedendo a ritroso, sono arrivati a quelle relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, verificando per alcune annualità come le società siano risultate evasori totali. Le Fiamme Gialle così hanno avviato tre distinte verifiche fiscali con l'attività di indagine che è stata svolta in considerazione delle quotazioni elevate del tartufo e condotta confrontando la documentazione contabile acquisita con i riscontri effettuati attraverso le banche dati. Così la Guardia di Finanza ha ricostruito le operazioni attive e passive e quindi i redditi ed il volume d'affari delle tre società dell'area metropolitana, facendo venire a galla la maxi evasione. Adesso voltiamo pagina, oggi si celebra la giornata della memoria per non dimenticare le vittime della Shoah. Partiamo da Pescara, dove in prefettura sono state consegnate medaglie ai familiari di sei internati italiani nei lager tedeschi, un'occasione appunto per non dimenticare una delle pagine più tragiche della nostra storia. Vediamo. Sono trascorsi 78 anni da quando il 27 gennaio 1945 l'Armata Rossa entrò nel campo di concentramento di Auschwitz, liberando i sopravvissuti allo sterminio nazista. Oggi in prefettura Pescara la giornata della memoria è stata celebrata con la consegna di 6 medaglie al valore ai familiari di alcuni internati italiani nei lager tedeschi. È passato tanto tempo, ha detto il prefetto, ma lo Stato non dimentica. Alla consegna di queste medaglie, anche se diamo ai familiari, perché i diretti interessati non ci sono più, è il segno che lo Stato non dimentica. Quindi, nonostante siano passati molti anni, è fondamentale ricordare e assicurare la presenza dello Stato. Grande commozione per i familiari a cui la furia nazista ha strappato i loro cari, ma dalla pagina più orribile della storia contemporanea emergono anche racconti in cui il protagonista è la solidarietà. La testimonianza arriva dal nipote di un ragazzo morto a 20 anni a seguito degli orrori della detenzione. Dopo essere arrivato a Luf fu preso dai tedeschi e fu internato in un campo di concentramento, dove rimase per un anno. Poi a giugno del 44, lui andò nel 43, a giugno del 44 tornò in patria a Padova. Era una persona che era alto 1,85 e 1,90, pesava 35 kg. Fu ricoverata all'ospedale militare di Padova, dove morì perché non riuscì a superare quel gap di malessere che lui aveva avuto dentro questo campo di concentramento. Mi piace dire che quando arrivò alla stazione ferroviaria di Padova, questo mi piace dirlo per dare onore a questa signora, una signora che praticamente tutti i giorni stava lì per cercare di individuare il figlio, perché anche lei aveva due figli che erano dispersi. E allora quando arrivò mio zio, siccome in quelle condizioni in cui era, pensò che era suo figlio, quindi si confuse un attimino, ma nonostante che poi dopo alcuni giorni capì che non era suo figlio, accudì amorevolmente mio zio per il mese che campò all'ospedale di Padova, e si occupò persino di quelle pratiche funebre per il Camposanto. Adesso andiamo a Teramo, dove la città ha ricordato la figura di Alberto Pepe, deportato e ucciso dai nazisti nel 1945. La drammatica vicenda che ha coinvolto tanti deportati teramani è raccontata da Pepe stesso in un diario miracolosamente conservato da un suo compagno di prigionia. Tania Bonici Castelli. Primo Levi sosteneva che l'importante è conoscere le cose, anche se non le si comprende appieno. Nel giorno della memoria, la città di Teramo si inchina al ricordo di Alberto Pepe, teramano illustre, morto di stenti e di sofferenze nel 1945, a 35 anni, nel campo di concentramento dove fu deportato dai nazisti. Impossibile comprendere quella follia, come diceva Levi, ma bisogna conoscerla e non dimenticarla. Nel giorno della memoria, Teramo ricorda i suoi eroi.
ricorda i suoi eroi per lanciare un messaggio di consapevolezza e ovviamente incentrato sulla memoria a tutta la comunità. Oggi più che mai è necessario ricordare che il termine memoria non è solo ed esclusivamente un termine che ci porta a ricordare un tragico passato, ma è anche e soprattutto l'occasione per proiettare verso il futuro quel monito. A deporre una corona di fiori sul monumento dedicato ad Alberto Pepe all'interno della villa comunale di Teramo, suo nipote Alberto Melarangelo, attuale presidente del Consiglio Comunale. La storia di Pepe è venuta alla luce grazie ad un diario da lui stesso scritto durante i 2 anni di prigionia e conservato da un suo compagno di sventura che riuscì a sopravvivere a quell'orrore. Non volle mai aderire al fascismo, perché lui era fedele all'Italia, al fascismo di Salò ovviamente. Era fedele all'esercito italiano, quindi non a un'ideologia, e fu insieme ad altri poi trasferito per punizione in un campo appunto di punizione, dove per stenti e sofferenze morì nell'aprile 45, e quindi grazie a un commilitone che riuscì a salvarsi per miracolo, perché il campo poi fu liberato dagli inglesi, altrimenti sarebbero morti tutti, ne morirono moltissimi, ma non tutti. Uno di loro riuscì a riportare il diario alla moglie, a mia nonna appunto, nel quale si raccontano 2 anni di internamento violentissimo. E davanti all'ultima abitazione di Alberto Pepe in Viale Cavour è possibile ammirare una pietra d'inciampo, una piastra in ottone su scritto il suo nome. Un'idea dell'artista tedesco Gunther Demling, ripetuto in tante città europee per tanti deportati. A Teramo è stato Demling personalmente ad installare nel 2016 questo simbolo della memoria. Cambiamo ancora argomento. Nella seduta di ieri la Giunta regionale ha revocato il progetto di abbattimento e ricostruzione parte dell'ospedale di Chieti. Festeggia il consigliere di centrodestra Mauro Febbo, che al project financing era stato sempre contrario anche nella sua esperienza all'opposizione quando governava il centro-sinistra. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. La Giunta regionale ha revocato per insostenibilità economica il project financing dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, che prevedeva l'abbattimento e la ricostruzione delle palazzine del nosocomio che non sarebbero sismicamente sicure. Esprime soddisfazione il capogruppo in regione di Forza Italia, Mauro Febbo. Finalmente la Giunta ha preso atto di una decisione scontata. Chiaramente ci volevano dei tempi e alcuni passaggi, perché chiaramente rispetto a ciò che è stato fatto dalla precedente amministrazione regionale si corre il rischio di pagare multe salate, rimborsi salati, quindi c'è un danno patrimoniale, quindi bisognava seguire attentamente i passaggi. È il momento di dire basta e soprattutto è il momento di pensare al futuro di questo nosocomio, che è un clinicizzato, al supporto di una università importante come quella della D'Annunzio, un progetto che non aveva i piedi per camminare, tant'è che non è stato portato avanti, partiva da un costo iniziale di 700 milioni, poi scesi a 250 milioni, non c'è copertura finanziaria perché non è possibile spendere 250 milioni, credo un grande risultato, importante, ora però bisogna recuperare il tempo perduto. Febbo garantisce che verrà realizzato un nuovo parcheggio, ci saranno gli interventi sulle palazzine instabili, arriveranno anche nuovi macchinari, poiché ad oggi alcuni pazienti, anche oncologici, sono costretti ad andare altrove per potersi curare. Intanto negli ultimi tempi alcuni reparti del Santissima Annunziata sono stati dirottati verso gli ospedali di Lanciano e Ortona e sono molti i servizi esternalizzati che hanno ridotto il personale con contratto collettivo nazionale. Se a questo aggiungiamo la scelta di inaugurare il Covid Hospital a Pescara, sembra che l'intenzione della regione sia quella di avvantaggiare la sanità pescarese a discapito di quella teatina nell'annosa battaglia per accaparrarsi il DEA di secondo livello. Su questo Febbo preferisce rispondere con le parole di Giulio Andreotti, il quale sosteneva che a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Io credo che oltre all'ospedale magari qualcuno ci voleva fregare anche l'università. C'è un vecchio detto di Andreotti che credo che rimane sempre di attualità, e quindi noi ci rifacciamo a quel vecchio detto.
E scontro tra governo nazionale e regione sulla chiusura del punto nascita di Sulmona. Secondo Silvio Paolucci del Partito Democratico, la colpa è della giunta Marsilio. Sentiamo perché, ancora con Giuseppe Dintino. Punto nascita di Sulmona verso la chiusura. Si preannuncia una battaglia istituzionale tra Roma e l'Abruzzo. Non è violato il titolo quinto della Costituzione riguardo l'autonomia delle regioni. La responsabilità, dice il capogruppo del PD in regione, Silvio Paolucci, è tutta della giunta Marsilio, che dal 2019 non è riuscita ad adeguarsi ai criteri ministeriali. Questo del punto nascita di Sulmona è una vera e propria truffa elettorale di Marsilio e compagni. Una giunta lenta, ferma sulla questione punti nascita, la campagna elettorale e le strumentalizzazioni, ricordo ancora Salvini e la Meloni andare a fare comizi a Sulmona, ma poi hanno proposto questa deroga nel luglio del 2019, corredata da praticamente nulla, ovvero nessuna delle attività previste dal decreto per chiedere la deroga. Il parere del Ministero, del Comitato Nazionale Percorso Nascite, è di 7 pagine. In ben 6 di queste 7 pagine si citano i cosiddetti dati che ha trasferito la Regione. È citato espressamente, e nell'ultimo paragrafo delle 7 pagine di parere c'è scritto: la Regione, per titolo quinto, ha i suoi poteri programmatori, l'importante è che rispettino appunto le norme, il decreto dello Stato per quanto riguarda le deroghe dei punti nascita sotto 500 parti, come hanno fatto altre regioni. Ma non è ancora detta l'ultima parola. Se l'ospedale di Sulmona dovesse allinearsi agli standard richiesti dal Ministero, il punto nascita potrebbe ancora essere salvato. Uno, l'H24 7 giorni su 7 non c'è. Il numero sufficiente di personale, e c'è un numero preciso previsto, il numero di ostetriche, di medici, di ginecologi, ovviamente tutto il numero di adeguamento del personale. Tre, gli standard interni, questi ci sono perché inaugurammo noi il nuovo ospedale a Sulmona. 4. La rete STAM e la rete STEN, che fu introdotta da noi ma che deve essere migliorata in alcuni aspetti per quanto riguarda il percorso neonatale. Questi tre aspetti salverebbero, ovviamente correderebbero la deroga, la richiesta di deroga con gli standard di sicurezza, ed è esattamente quello che non ha fatto Marsilio, il cui unico interesse era farci sopra campagna elettorale insieme ai suoi compari Salvini e Meloni. Ed ora siamo arrivati allo sport, partiamo dal calcio di B. È ufficialmente finita oggi l'esperienza di Luca Antei al Pescara, il giocatore dovrà operarsi nuovamente al ginocchio ed è tornato al Benevento. Oggi doppia seduta per la squadra in vista della partita di domenica a Verona contro il Chievo, è in forte dubbio uno degli ex, Damir Seter, che ieri pomeriggio e questa mattina non si è allenato per un problema alla caviglia. Un altro ex Chievo, Nicola Rigoni, sarà invece a disposizione del tecnico Breda. L'ultimo innesto di mercato proprio oggi ha sostenuto il suo primo allenamento con i nuovi compagni, e noi lo ascoltiamo con Stefano Recanati. Primi giorni a Pescara, come ti sei trovato intanto nell'ambiente? Un ambiente che è da ricompattare per cercare di risalire la china da questa classifica che dice che il Pescara vive un momento difficile. Sì, prima mattinata, il primo impatto è stato positivo con lo spogliatoio e con gli altri ragazzi, per cui penso che già che ci sia positività in questo momento fa ben sperare per il futuro. Ecco, c'è da ben sperare, tanti ragazzi che sono arrivati, giocatori che hanno comunque calcato anche campi importanti, ci sono tutte le aspettative per risalire, come abbiamo detto già. Che tipo di giocatore sei e in che ruolo ti adatti meglio in mezzo al campo? Sì, la squadra secondo me è ben fornita, con giocatori importanti, quindi giovani promesse, per cui ci sono tutte le possibilità per uscire da questo momento e fare un girone di ritorno adeguato a questa squadra. E riguardo il mio ruolo, posso fare tutti e tre ruoli di centrocampo, un centrocampo a due e un centrocampo a tre. Gli ultimi anni ho quasi sempre giocato davanti alla difesa, ma non c'è nessun problema a fare anche la mezzala, dove ho iniziato la carriera in quel ruolo lì. Un giocatore di esperienza, sicuramente questo aiuterà anche la squadra da qui in avanti. Che cosa ti senti dire anche a quei ragazzi che forse adesso sono in un momento difficile, vivono un momento difficile qui a Pescara? Sì, è un momento difficile, magari per questi ragazzi giovani che magari sono le prime esperienze, cercherò di essere d'esempio e di aiutarli, nelle poche difficoltà che troveremo. Ecco, nei giorni precedenti tante le richieste
per te e cosa ti ha fatto scegliere Pescara proprio a una settimana dalla chiusura del mercato? Ma ho scelto Pescara perché è una piazza, è una società importante che merita altri palcoscenici e volevo mettermi in discussione, penso che sia la piazza ideale. La squadra non è stata costruita per gli obiettivi iniziali, non erano quelli che la classifica adesso rispecchia, ma penso che lavorando duramente e capendo bene il momento in cui stiamo vivendo ci sono tutti i presupposti per tornare dove merita. Ecco, per chiudere, se non sbaglio c'era questo anche l'Ascoli che contendeva il tuo nome al Pescara, due squadre difficili che vivono lo stesso momento, che cosa ti ha fatto capire che forse Pescara poteva rispetto ad Ascoli vivere un momento diverso da qui in avanti? Ma sicuramente non lo so, sinceramente questo dell'Ascoli io non ho avuto contatti, per cui non so, magari la società o il mio agente, però non sapevo niente, sono stato informato sabato sera, domenica, che c'è questa possibilità del Pescara e l'ho colta al volo. Ora la C, intervenuto ieri sera nella trasmissione Pro Teramo, il direttore sportivo biancorosso Sandro Federico ha confermato che il terzo posto resta l'obiettivo di classifica in attesa di una proposta di rinnovo da parte della società. Ha parlato anche di mercato, dell'operazione Cianci e dell'imminente firma del giovane centrocampista Lombardi, sentiamo. Ragazzo di grande talento, tutto mancino, diventerà un grande play, quello sarà il suo ruolo. È un'operazione che vorremmo portare a termine, stiamo ancora discutendo con il Monza. Il prestito infatti è di un anno e mezzo, proprio perché quest'anno vogliamo già iniziare un percorso con lui, per arrivare il prossimo anno a dargli uno spazio ancora maggiore. L'operazione Cianci è un'operazione probabilmente per tanti strana, ma l'Atalanta ha venduto Kulusevski dopo un anno di prestito al Parma a 45 milioni. Il Bari sta prendendo il calciatore in prestito perché è l'unica formula che può adottare. Quindi secco. Perché c'è il diritto di ricompra al 1° di luglio del Sassuolo. Okay. Quindi le altre società non possono fare assolutamente nulla. Noi possiamo solo, ecco perché dobbiamo allungare, perché se il Sassuolo non dovesse ricomprare, esercitare la ricompra, torna da noi con 2 anni di contratto, ma non è un problema, ma avere il secondo anno... Avete un capitale. Abbiamo non solo un capitale, ma abbiamo più forza in una possibile ulteriore cessione, oppure potrebbe anche rimanere con noi. Io non sono neanche preoccupato per i gol, perché abbiamo anche dei calciatori, ripeto, spero di ritrovare il miglior Bombaggi, il miglior Mungo e il miglior Ilari, perché sono quei ragazzi, anche lo stesso Costa che giocando probabilmente più avanti può anche darci una mano in fase realizzativa, lo stesso Pinzauti che ha avuto in questo mercato anche tante richieste. Abbiamo una squadra che può anche, grazie alle risorse di tutti, tirar fuori quei gol in più senza andare per forza alla ricerca, perché è anche complicato. Poi potrebbe anche arrivare qualcosa, ma non possiamo dare il peso di responsabilità solo su un calciatore. Quindi se tutti ritrovano una condizione ottimale, questa squadra può giocare per il terzo posto. Paci e Federico, quando rinnovano? Io sono abituato a lavorare a prescindere e lavoro già per il prossimo anno, perché l'idea di Luca Lombardi è per il prossimo anno. Non è un contratto che mi cambia il mio modo di lavorare. Ovviamente siamo a disposizione e vorremmo continuare e portare avanti questo bel lavoro che è stato fatto, perché secondo me stiamo facendo le cose con criterio, con coerenza. Anche quest'anno, nonostante le tante difficoltà, abbiamo una bella idea di calcio. In Serie D tra poco, alle 14.30, si giocheranno 4 recuperi. Cinzia Albalonga, Campobasso, Agnonese Recanatese, Vasto Girardi, Castelfidardo e in chiave abruzzese il derby fra Notaresco e Vastese, partita che fu rinviata lo scorso 10 di gennaio per l'infortunio dell'arbitro. Per le ultime sulle formazioni andiamo allo stadio Savini dove c'è il nostro Jacopo Forcella. Buon pomeriggio Jacopo.
Buon pomeriggio Alfredo dallo stadio Vincenzo Savini di Notaresco. Hai detto bene, recupero uno dei quattro di oggi, questo è il recupero della giornata numero 11 del girone F di Serie D, tra poco in campo Notaresco e Vastese che sono ancora negli spogliatoi dopo il riscaldamento e che si affronteranno per una gara molto importante, per due obiettivi chiaramente diversi a questo punto della stagione, con il Notaresco che ha quota 20 punti in graduatoria, mentre la Vastese di punti ne ha 7 in meno, 13. Andiamo subito con le formazioni, partendo dalla Vastese che non ha Martignello e Sorgente, quindi qualche piccolo problema davanti per Fulvio D'Addario, Di Rienzo, Di Filippo, Altobelli, Barbarossa, Meola e Diallo, Di Prisco, Diarra, Bernardi, Martinez e Solimeno. Peraltro, notizia delle ultime ore, la Vastese ha tesserato l'attaccante Franzese in panchina accanto a D'Addario, il secondo portiere Boccanera, Ciafardini, Nenoci, Valerio, Cardinale, Gentile, Obodo, De Angelis e Mamona. Andiamo a vedere adesso il Notaresco che questa mattina ha avuto un brutto responso sulle condizioni del difensore Colombatti, rottura del crociato anteriore, lesione del collaterale mediale rimediato lo scorso 17 gennaio nella sfida contro la Cinzia Albalonga. Le scelte di Massimo Epifani, Sciva, Bianciardi e Speranza, Frulla, Dos Santos e Banegas, Scancelli, Sorrini, Simoncini, Gallo e Palumbo. Noi ve le leggiamo come sono in vista, ma ovviamente non è questo lo schieramento. Il Notaresco dovrebbe giocare con un 4-2 3-1, 3-5-2 presumibilmente dalla parte opposta per la Vastese. Le scelte di Epifani in panchina: De Maglia, Chia, Blando, Massarotti, Mancini, Paganin, Di Stefano, Carbonelli e Cesario. Arbitra l'incontro il signor Silvio Torreggiani della sezione di Civitavecchia. Visto come sono andate le cose qualche giorno fa, per la precisione 17 giorni fa, insomma, noi auguriamo che vada tutto per il meglio per l'arbitro di Civitavecchia. Gli assistenti sono Emilio Niroi Goccolupo, sempre della sezione di Civitavecchia, e Mirko Librale della sezione Roma 2, squadre che sono ancora negli spogliatoi. Hai detto bene, oggi giornata di recuperi, sono quattro: Albalonga Campobasso per la sesta giornata, Agnonese Recanatese per la settima giornata, Vasto Girardi Castelfidardo per la decima, Notaresco Vastese per la undicesima. Tra poco il fischio d'inizio di Notaresco Vastese, per il momento dal Vincenzo Savino è tutto, linea a te. Grazie Jacopo Forcella. Noi restiamo in Serie D. Domenica scorsa il capitano del Castelnuovo, Francesco Terrenzio, ha trovato il suo primo gol in stagione. Il difensore si è detto soddisfatto per la vittoria che ha ridato il primo posto alla squadra e che è arrivata contro una compagine accreditata qual è la Recanatese. Terrenzio, gioia per il primo gol stagionale, gioia perché si torna alla vittoria in casa, l'ultima volta avete battuto un'altra big del campionato, era il Campobasso. Sì, era un po' che non facevamo un risultato pieno in casa, forse per le nostre caratteristiche facciamo un po' di più fatica in casa, però è anche vero che abbiamo incontrato partite ravvicinate, squadre comunque sia che hanno espresso un ottimo calcio come il Vasto Girardi, come il Notaresco, quindi ci tenevamo a tornare alla vittoria, poi una partita come questa è ancora più bello, però diciamo che va bene così, dai. In settimana abbiamo stuzzicato sempre il mister parlando di questi gol che poco arrivavano da calci piazzati nell'area di rigore, perché avete un calciatore come Loviso che pennella le punizioni, finalmente è arrivato con un tuo gol e la gioia. Sì, noi lavoriamo sotto tutti i punti di vista e ci diciamo sempre che dobbiamo migliorare appunto sulle palline attive, che comunque come saltatori ci siamo, abbiamo la fortuna di avere un giocatore di squadra come Loviso che ha un piede telecomandato, quindi era solo crederci di più e trovare i tempi giusti. Oggi è arrivato, spero che sia il primo di una lunga serie, perché tante partite si possono sbloccare in questa maniera qui. Un pizzico di fortuna anche poi sul rigore che è stato cancellato dal guardialine quando ha fischiato quel fuorigioco, c'era un tuo fallo di mano. Sì, diciamo che il rigore c'era, sono onesto, l'ho toccata con la mano, però è anche vero che siamo stati bravi a muoverci di linea insieme, ha permesso di lasciare il giocatore in fuorigioco, insomma. Festa dello sport in provincia di Pescara, nel ricordo dell'ex presidente del CONI Vitaliano Patricelli, tra i campioni premiati l'ex pallavolista Alessio Gobbi.
Lo sport è stata sempre la mia vita, no? È logico che ripensare e ritornare a, così, a riguardare un pochino tutto quello che è stato passato con la Vianello, insomma, è un motivo di nostalgia, perché i momenti passati con la Vianello sono stati sicuramente per me i momenti più belli, perché erano pieni di spensieratezza e soprattutto erano momenti dove si cercava di raggiungere degli obiettivi. Ancora non erano stati raggiunti tutti gli obiettivi e quindi ogni giorno era sempre un giorno, una scoperta per raggiungerli, ecco. Hai giocato ai massimi livelli, hai raggiunto la nazionale, ma tante partite che hanno segnato la storia della tua carriera, ma qual è quella che ricorderai per sempre? Magari quando stai a casa a rilassarti ripensi ogni tanto? Ma no, guarda, più che una partita è stato proprio in quel periodo, ecco, della Vianello, quando avevo 19 anni, il fatto di essere stato convocato per l'Università di Messico era un grosso motivo di soddisfazione, più che altro perché ero l'unico atleta della 2 a essere convocato. In quel periodo, anche a livello politico, convocare un atleta che non era delle società blasonate, delle Panini, della Torino, era un motivo di orgoglio sia per la Vianello che per me. Ecco. Certo che a Pescara manca la pallavolo di un certo livello. Quanto tempo dovrà passare secondo te per rivedere la qualità del gioco, ma soprattutto una squadra a certi livelli? Ma credo ancora tanto, nel senso che ci deve essere, noi lo diciamo sempre, retorica, però non si è riusciti a trovare nessuno che ha riportato avanti un certo tipo di discorso. La Sieco Ortona ha tutto quello che ha adesso proprio perché c'è un'organizzazione di fondo e una passione fra i vari dirigenti, e dirigenti tutti, anche atleti, che va al di là del semplice fare una squadra e portarla avanti. Quindi voglio dire, questa passione qui non la vedo a Pescara per adesso, e quindi speriamo che prima o poi qualcuno faccia qualcosa per riportarla su. Il TG6 termina qui, io vi ringrazio per averci seguito. Se volete on demand ci sono i nostri servizi su YouTube, sul sito tv6.it, sui nostri social. La prossima edizione del TG6 è alle ore 19. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.